Oggi parliamo di giovani calciatori. Il consiglio che vi voglio dare io è quello... Buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi è lunedì, sono allo stadio non per uno dei nostri allenamenti, ma per partecipare, assistere, filmare qualcosina e fare qualche domanda all'allenatore della squadra del 15 dell'Albenga. Oggi siamo un video un po' particolare, eh? Pippo, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di giovani calciatori, sì, under 15. Stiamo allestendo un campetto da calcio tennis, poi là ci saranno altri giochi, poi parliamo un pochino, facciamo un po' di risposte alle domande che mi avete fatto nello scorso video su qualche consiglio su come diventare calciatore e tutte queste cose qua. Abbiamo acceso anche le luci, lo stadietto nostro di oggi è il mini San Siro. Pippo, mentre fanno un riscaldamento, vieni qua, va. Sì. Dimmi un po' come è andata la partita di ieri. Emozioni. La partita di ieri la devo definire veramente una partita grandiosa. I ragazzi sono sul cammino giusto per cercare di... Lavoriamo, calma, lavorare. Esatto. Lavoriamo in silenzio, com'è che si fa? In silenzio, in silenzio, sì. Intanto di qua abbiamo organizzato un grande torneo di calcio tennis. Qua invece facciamo un altro giochino che facciamo noi anche in prima squadra qualche volta al venerdì. Ora vi faccio vedere un esempio. Ora faccio una ciabattata incredibile. Piano che sei freddo, man. Buttagliela forte, la palla. No, piano questa. Uno stop, così Pippo. Grande caro! Allora ci siamo? Sì, sei carico? Sì, okay. Ci siamo, bomber, ci siamo? Puoi iniziare, dai, iniziamo. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn. Giusto che ogni tanto sto guardando qualche cosa. Manu, alza la porta! I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't feel it busy. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. Mamma mia, è dentro. Tutto, mamma mia. È la sfida infinita, ragazzi. Nessuno di voi due vuole vincere. Dai, dai, dai. È importante lo stop, mi raccomando. Bravo, te la sei preparata benissimo. Eccolo! La chiude con un altro gran gol. Comunque, menzione anche per il portiere. Vieni qui, che parate che hai fatto. Grande, bravo, 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 bravo. Pippo, come siamo messi qua al calcio tennis? Emozioni, da ieri emozioni su emozioni. Questa partita qua tesa perché è tra ladri contro ladri e si sta rubando il mondo qua. È delicato, Aga. Ora proviamo un'altra inquadratura dietro la porta. Eccolo! Wow. Mamma mia! Il VAR dice no gol. Hai l'opportunità di vincerla, eh? Sei senza pressioni! Mamma mia, dove l'hai messa? È il vincitore! Pippo, come siamo messi di qua? L'emozione alle stelle, parliamo sempre di emozioni. Comunque non ti ho neanche presentato, vincitore, dimmi nome, età, ruolo e dimmi perché tiri così forte. Allora, sono Gioele, ho 14 anni, faccio centrocampista centrale. Questo è tutto, diciamo... È tutto allenamento di Pippo. Tutto allenamento del mister Pippo. È tutto frutto che ho seminato. Lavorando e sudando e allenandoti, vero? Bravo, ricordati di non smettere mai di allenarti perché è lunga, ma ce la puoi fare. Mi raccomando, non smettere mai di allenarti e di crederci, mi raccomando. Sì, 0-0, ci siete scaldati come giusto che sia da fare che... 1-0! Ok, allora, l'allenamento è finito, ora occupiamo questo tempo a rispondere alle domande che ci avete fatto. Cosa consiglieresti a un ragazzo giovane che vuole mettersi in gioco per diventare un calciatore professionista o comunque per far diventare del calcio il suo lavoro? Ora, siamo qui appunto con Pippo, che è il nostro compagno di squadra, quindi ce l'ha fatta. Quindi chi meglio di lui per dirci questa cosa, che sta vivendo sia la parte del calciatore sia la parte di chi sta dalla parte della panchina. Quindi ora chiediamo a Pippo, dopo vi dirò anch'io quello che penso, ora chiediamo prima a Pippo. Cosa ne pensi? Qual è secondo te il consiglio che daresti a un giovane calciatore? Qual è il consiglio che daresti a uno dei tuoi ragazzi
per farlo poi diventare calciatore? Allora, intanto mi presento, buonasera a tutti. Scusa, è stato molto scortese, non l'ho presentato. E mi chiamo Filippo, 26 anni e gioco col qui presente Maso Masetti e occupo anche un ruolo di allenatore con la leva dei 2009, quindi Under 15. Allora, innanzitutto le problematiche che ho visto dei ragazzi sono state molto legate al fatto di gioco per in questa squadra per magari degli amici, per sempre giocato nella squadra della mia città e tutto, ma il vero motivo secondo me che deve spingere un calciatore è l'entusiasmo e la passione per il gioco, per l'aspetto del gioco. Poi chiaramente ci vogliono tantissimi altri ingredienti: l'impegno, la fatica, la testa, la dedizione, quelle le caratteristiche le sappiamo, però forse l'elemento che deve legare tutte queste cose insieme è l'entusiasmo, penso, e la passione, perché tante volte manca magari un po' di voglia, tante volte magari non ci aspettiamo la partita che deve essere, l'allenamento che vogliamo, e lì bisogna aggrapparsi a qualcosa, e se c'è quell'ingrediente lì non vedo nessun limite, anche per un calciatore che magari non riesce ad arrivare in Serie A ma si ferma in Serie B, Serie C, Serie D, eccellenza o quello che è, promozione. Però ecco, l'unica caratteristica che ti fa andare veramente avanti è quella, secondo me. Cercate di coltivare la passione che è in voi, quindi proprio l'aspetto di calcare un campo da calcio in terra, erba, sintetico, quello che è, di giocare sotto casa vostra con il pallone, fatelo per l'aspetto bello che c'è, non perché magari il vostro genitore vuole che diventate un calciatore di Serie A, o perché magari se non giocate a calcio non vi sentite accettati in un gruppo. Quello è il consiglio che vi do: giocate per divertirvi e per sfogarvi. Beh, è giusto. Io credo comunque, correggimi se sbaglio, che uno debba andare avanti a provarci, perché comunque c'è stata un'altra domanda ora che mi viene in mente, che ci ha chiesto: fino a quando secondo te dovrei continuare a provarci, dovrei continuare ad inseguire questo sogno? Io mi sento di dirgli: provaci finché la cosa ti fa divertire, mettici tutto te stesso finché la cosa ti fa divertire, perché credo che sia anche il motore di tutta questa cosa qua che gira, perché non ci arrivi se non hai quel fuoco dentro, quella voglia di venire al campo sorridendo, di entrare nel campo sorridendo. Secondo me quella è la base. Quindi tu invece cosa ti senti di dire a uno che ti chiede fino a quando secondo te ci devo provare? Dal momento già che uno ci pensa, secondo me vuol dire che ci tiene ancora, perché se no non avresti neanche la motivazione di chiederti, ma solo il fatto di dire forse non è che già vuol dire che un attaccamento c'è. Poi uno deve capire anche a che livello esprimere, certo, magari le sue capacità, perché non ci sono solo giocatori di Serie A, ma la maggior parte sono giocatori che non hanno la fortuna di calcare magari dei campi come possono essere quelli di Serie A, però non c'è un limite, secondo me. Poi ecco, il pensiero ci deve essere, perché esprimerlo ad un livello piuttosto che ad un altro può fare la differenza. Quello assolutamente, sì. Assolutamente. Ok, bene, allora continuiamo questa sorta di chiacchierata come avevamo fatto con Bruno, con una curiosità mia che gli voglio chiedere riguarda il fatto che ora sta facendo l'allenatore, quindi si sta trovando dalla parte opposta, no? Diciamo la nostra, che è un lato oscuro, noi non sappiamo mai, noi la viviamo da calciatori, però in realtà credo che, dai, me la confermerai, che stare dall'altra parte, quindi stare seduto in panchina, è totalmente un'altra cosa, è totalmente un'altra visione. Allora, parole per descrivertela forse non le trovo. Perché devo ancora digerirli queste emozioni che sto vivendo. Ecco, una cosa che proprio mi è cambiata totalmente è, per esempio, l'aspetto della partita. Io non sono più un attore principale, perché non sei più nel rettangolo di gioco, ma ti ritrovi internato in quella piccola area tecnica e devi cercare, attraverso messaggi chiari, semplici e soprattutto messaggi che i giocatori in campo riconoscono perché li hai allenati durante la settimana e tutto, di poter dare il tuo contributo se ce n'è bisogno. Io innanzitutto, prima di potermi chiamare allenatore, dovranno passare ancora degli anni. Okay, sì. Adesso sono un aspirante allenatore. Assolutamente. Io voglio sapere come la vivi il fatto che durante la partita non puoi dare un contributo reale. Cioè, sei abituato a essere parte, proprio a essere un attore principale, no? Tu invece dirigi, ma poi le decisioni, le cose spetta al calciatore. Certo. Allora, l'agitazione mi perseguita dal primo minuto al 70esimo, perché noi facciamo due tempi da 35. Il fatto di non poter entrare. Le prime partite ero proprio spaesato, cioè ogni tanto mettevo un piede dentro, poi il dirigente mi diceva: oh, guarda che sei dentro, quindi facevo retromarcia.
bisogna capire che la mia partita inizia dalla settimana, allenamento dopo allenamento. Da una parte dare un'impronta alla squadra e uno stile di gioco con i calciatori che si hanno, ma anche dall'altra creare un linguaggio, dei codici che riescano a facilitare la comunicazione dei giocatori all'interno della partita, perché poi lì basta un uomo, un solo detto al momento giusto che può far cambiare la giocata e di conseguenza può far cambiare un'azione che determina magari il risultato di una partita. Allora, invece un'altra curiosità che ti vorrei chiedere, un'altra domanda che ti vorrei fare riguarda il fatto che probabilmente tu nella tua carriera, io nella mia carriera, ho vissuto dei momenti dove magari il mister mi metteva in panchina e non capivo perché. Ora che tu sei dalla parte del mister, come gestisci i ragazzi, come gestisci il gruppo? Immagino che sia difficile fare le scelte la domenica. Allora, essere dall'altra parte mi ha fatto vedere delle cose che se non ti trovi è difficile capire. Quando si ha la fortuna di trovare un allenatore che tende a parlare col giocatore, tende a dare delle spiegazioni, che non è semplice, soprattutto poi nei grandi. Quando si ha la fortuna di trovare un allenatore così, il giocatore, qualsiasi mal di pancia, mal di stomaco, non gioco, non mi vede ma non mi mette nel ruolo che voglio, quello che dico è parlate con i mister. Perché quando c'è educazione, c'è rispetto e forse è essenziale che ci sia questo confronto, perché solo col confronto si può risolvere il problema, perché senza problemi è difficile che si cresca. Allora ragazzi, sono appena rientrato a casa. Prima di chiudere il video voglio dirvi la mia, voglio dirvi cosa ne penso, voglio rispondervi in prima persona sulle domande che mi avete fatto. A questo proposito infatti vi dico, allora, i consigli che vorrei darvi sono tantissimi, perché sicuramente troverete nel vostro percorso un sacco di ostacoli, un sacco di momenti in cui penserete di voler mollare, penserete che non fa per voi, penserete di non riuscire ad arrivarci. Quindi veramente vi troverete, sono sicuro che vi troverete davanti a tantissime situazioni che dovrete essere bravi a riuscire a gestire. Ma il consiglio che vi voglio dare io è quello, innanzitutto, che sembra scontato, ma di non mollare, di crederci sempre e soprattutto di essere pronti e di essere aperti al miglioramento. Mi raccomando, un mister come può essere Pippo, un mister come possono essere tutti i mister che avete avuto o che avrete, se vi dice qualcosa è per il vostro bene, è per la vostra crescita, è per il vostro miglioramento. Quindi ascoltatelo, non pensate di essere i più forti di tutti, non pensate che nessuno vi possa dire quello che dovete fare, siate sempre aperti e ascoltate sempre chi vi cerca di dare consigli, perché sicuramente lo fa appunto per il vostro bene e lo fa perché magari lui ha vissuto prima di voi quelle stesse situazioni e, che ne sapete, magari si ritrova anche in voi. Ricordatevi che nel calcio non si smette mai di imparare, anche a 35 anni, anche le ultime stagioni impari sempre qualcosa di nuovo, perché il calcio ti mette sempre davanti a situazioni diverse, sia in campo che nella gestione appunto di quello che è la vita da calciatore in generale. E l'ultimo consiglio che vi voglio dare è di non smettere, non smettete, perché come mi ha detto Pippo dopo che l'ha sentito al corso di Coverciano, una marea di ragazzi smette tra i 14 e i 16 anni. Quello che vi voglio dire io, anche a nome suo, è di non smettere. Mi raccomando ragazzi, non smettete e non pensiate che sia finita e continuate a martellare sempre lavoro per cercare di raggiungere il vostro obiettivo, perché solo col lavoro ci proverete fino in fondo. Quindi mi raccomando, non mollate, ascoltate chi vi cerca di dare consigli e mi raccomando, non smettete, provateci fino alla fine, che non si sa mai, potreste arrivare al calcio vero, come è successo tante volte soprattutto negli ultimi tempi, anche a un'età in cui non ve lo sareste mai aspettati. Quindi mi raccomando ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, siamo arrivati alla conclusione, ci vediamo sicuramente al prossimo vlog, continuate a seguire, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, scrivetemi nei commenti magari se vi è piaciuto questo tipo di contenuto e se ne volete altri del genere. Io vi mando un bacio, come al solito, saluti da Masigno, ci vediamo al prossimo video, ciao!